Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e benvenuti in questo nuovo guitar vlog. Mamma mia come l'ho detto bene. Se i video fatti in questo stile vi piacciono, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi al canale perché ne farò sempre di più. Buonasera, non sono neanche le 6, io non so più parlare. Faccio benzina e poi si parte per Padova. Buongiorno mondo. Tenendo conto che di solito a quest'ora dormo da 3 ore neanche, è un buon risultato, dai. Un bel power chord di me. Facciamo una cosa bellissima, colazione. Con una mano sola però non riesco ad aprirli. Sembra quasi di stare in vacanza. Un tipo di corre. Vado a dormire. Allora, sono stato in fiera con tanti di voi al guitar show di Padova e sono entrato in fiera con una sola cosa in testa: provare più chitarre possibili. Per rendere questa sfida un pochino più semplice per me, non ero da solo. Chi c'è? Ciao Simona. Ciao. Come si sta in Islanda? Allora, abbiamo sbagliato totalmente tutto. Dovrebbe essere più o meno da quelle parti. Dov'è l'ingrassotto? Dov'è l'ingrassotto? Là. Facciamo un tentativo di qui, anche se al posto delle chitarre ci sono i letti. Tende Custom Shop. Questa è una tenda in palissandro, borsa in pauferro. Ok, no. No, però là c'è un palco, quindi ci siamo quasi. Senti che profumo di carne. Raga, qui qualcuno è vegetariano. No. Oh, meno qualcuno che si salva. No, sono vegano. L'abbiamo visto. Ad Cortex Spotted. Ho già mal di testa. Come da tradizione in queste fiere, il primo stand da visitare è sempre quello di Dofix. In questa occasione i ragazzi mi hanno presentato il loro nuovissimo pedale, ovvero il Galileo. Praticamente è un tremolo ottico analogico che presenteremo al NAMM la prossima settimana e poi entrerà ufficialmente nel catalogo. Ora, dopo la prima visita mirata, facciamo un bel giro per tutta la fiera e cerchiamo di capire chi c'è. Cerchiamo di orientarci, nel senso che cerchiamo di diventare orientali, così ci comprano di più perché siamo più economici. Tu vieni qua per provare le chitarre e ti trovi il camion della macelleria Tonazzo. Che cazzo. Allo stand B&J Guitars finalmente ho provato la prima chitarra della fiera. Tra l'altro il trasoluto è estraibile, quindi se domani se cambiarlo lo sgancio lo puoi tirare fuori. È una preparazione apposita con una stampa fissata con gli UV, viene fatta direttamente sul legno. Tra l'altro me l'hanno fatta provare con il camper e devo dire che di camper ero un po' a digiuno, e come potete vedere ci sono io, molto bravissimo, che giro le manopole a caso sperando di ricavare un suono perché non mi ricordavo più come si usasse il camper. Ah, ok, basta leggere, dai. Voi in questo caso non lo sentite perché avevo le cuffie, ma raga, ve lo giuro, era un suono spettacolare. Comunque raga, che bello girare per la fiera e incontrare tantissimi di voi, fermarsi, fare quattro chiacchiere, parlare delle Les Paul, ce n'erano un sacco ed erano tutte bellissime, che ce n'era una che costava 40.000 euro. Poi sono andato a trovare i ragazzi di Yamaha per provare delle nuove chitarre, pedaliere, un sacco di roba interessante e non avete idea di che cosa è successo. Già arrivare allo stand e trovare la Revstar Element e la Standard, che sono le stesse che avevo io in studio, è stato un colpo al cuore. Ma ancora di più sedermi per provare il modello Professional che non avevo provato in questo video sul canale, attaccarla al Pod Go e scoprire che... Sono andato da provare, questo è il mio suono. Ah, comunque, le Revstar ho voluto farle provare anche a Simona, perché, cioè, dai. Allora, com'è? È una bella pizza, no? E comunque, a proposito di pizza, ho fame. Camminando, chi ti trovi? Ciao, come stai? Tutto bene? State ideando, vedendo la suona, palco per far suonare i cuochi. E vabbè. Questo è il mio premio della giornata perché sono stato scarso. Voto pasta, quindi? Posto, approvata. Ora, a pancia piena, come promesso al buon Sebo, bisogna per forza andare a trovare i ragazzi di Ibanez. Sa che no. Portiamo a casa. Ero concentrata sulle chitarre. Al loro stand ho provato una chitarra Ibanez. Ma va. Però non mi ricordo assolutissimamente che modello fosse, quindi raga, se voi la riconoscete fatemelo sapere qui sotto nei commenti, almeno chiedo ai ragazzi di Ibanez se me la mandano da provare qui sul canale. Queste sono la cosa più trash che abbiano mai potuto inventare, sono i sottobicchieri a forma di RG. Non possono mancare sulla tua scrivania. Così quando bevo il tè alla pesca so dove appoggiarlo. Prova quella chitarra lì che non l'hai mai provata.
Mi sembra di ricordarla. Se ti mandava via, faceva bene. All'inizio del video un pochino vi ho mentito. Non avevo in testa solo di provare più chitarre possibili in questa fiera, ma mi ero prefissato in testa fortissimo di far provare una chitarra metallara a Simona. Attenzione, abbiamo Simona con una chitarra super moderna, headless. Comunque sentire suonare blues con una chitarra del genere è abbastanza illegale. C'è questo quadrato qua che è staccato, e ci sono queste due viti che praticamente puoi cambiare la configurazione. Ci sono tre pickup e qui ci sono tutti i battipenna con tutte le configurazioni possibili, che in un secondo possono essere montate qua. Se la smette di far casino. Poi, meno male che quel giorno faceva caldissimo ed era più il tempo che passavo a prendere acqua al bar che a provare chitarre, perché proprio lì, durante una pausa, ho trovato una cosa super interessante. Praticamente questa ragazza mi ha fatto vedere una chitarra fatta da lei dall'inizio alla fine. Ha guardato un sacco di tutorial di tantissimi liutai e ha imparato a costruirsi la sua chitarra. Non riesco neanche a immaginare la soddisfazione che può aver provato facendo quella chitarra, attaccandola poi all'amplificatore e... funzionava. E come se non bastasse, ho conosciuto Henning Pauli del canale HP42. You think it's so tiny? Insta360. Mi ha invitato ad una cosa che, raga, è enorme, stupenda di più e si vede dalla mia faccia. È un evento che è super bellissimo, dove si ci sono, vabbè, vi tengo aggiornati un sacco su Instagram appena ne so anche di più, vi faccio salire la gas che voi non avete idea. E tra l'altro qui in fiera mi ha fatto conoscere le chitarre PJD. Ne ho provata una stupenda con anche una cassa che adesso vedete. Praticamente questa è una cassa. Di solito quando si sta davanti all'amplificatore a suonare non si sente niente di quello che esce qua, perché il suono ci esce da praticamente dietro le gambe. Questi cosa hanno fatto? Hanno messo il cono anche sopra. Quindi qui sopra c'è la cassa, quindi se tu sei qui da parte dell'amplificatore e suoni, non devi inclinarlo verso l'alto per sentire, ma senti comunque qualcosa. Stupendo. Adesso usciamo. Bisogna uscire, andare dove, dove abbiamo mangiato prima, perché sta suonando Simone, Gian Lorenzi, stiamo arrivando. Ma che è questa cosa? È una cosa di voi. La Insta360. Adesso ci facciamo una super camminata e andiamo a cercare gli amici di Frame Export. Gli ho chiesto di farmi provare il loro nuovo pedale. Secondo me hanno fatto un sacco apposta a staccarlo e attaccare i cavi alla Nux MG30. È tutta una scusa per portarlo sul canale, ditemelo. Questa è quella che non c'è sul canale, ma è la sorella diretta di quella con la tastiera scura. Infatti questa è la tastiera chiara, quella con la tastiera scura è quella. Allora, adesso è il momento più bello di tutti, perché qua si vede la differenza tra chi è strong e chi invece alla prima occasione molla tutto e se ne va. Indovina chi? Io. Sono papà. E niente, ovviamente i deboli se ne vanno, quelli forti, che sono quelli che sono dalle spolpe, che pesa, restano. Vabbè, Simone è andata via, ma la fiera comunque, raga, continua, quindi... Facciamo l'ultimo giro, vi faccio vedere tutto quello che non vi ho ancora fatto vedere. Non tante cose, però alcune interessanti. Queste sono le Aria Pro o Aria Pro Bo. Sul canale non ci sono, però sono un sacco interessanti. Qui c'è Marco, che adesso sta suonando con Fractal FM9, quindi l'ultima arrivata. Che dici? Com'è la fiera? Bene, bene, se sto senza voce vuol dire che già... Ci sono quelli nuovi? Uno, due, questo è 2.5. Cavi reference. Qui ci sono un sacco di chitarre acustiche belle, che sono Ovation. Ce n'è una verde, raga, che è stupenda. Guarda anche quella. Si inizia a smontare. Siete tutti scarsi oggi. Fiera finita, Guitar Show è stato stupendissimo come l'anno scorso. Un po' più bello perché era molto più grande, c'era un sacco più di gente. Musica dal vivo ce n'era, sì. E basta, adesso prendo la macchina e la ribalto, perché non c'ho più voglia di guidare, di fare niente nella vita, neanche di suonare. Ciao.